cercare di mobilitare il più possibile colleghi, personale ATA, docente. Penso che il prossimo appuntamento che dobbiamo fare è quello di lunedì, perché sono le nomine per il personale ATA. A parte questo, io ho avuto un colloquio con il nostro coordinatore regionale, Francesca Modio, che ieri ha tentato di partecipare a un incontro con il direttore scolastico regionale di Napoli, tra direttore scolastico e sindacati, però a causa dello stracismo di sembra proprio uno della CGL, sì, sì. L'hanno cacciato fuori dalla stanza. Però il direttore scolastico, perché non è firmatario di contratto, non poteva partecipare. Però il direttore scolastico regionale, per evitare che lì succedessero questioni, praticamente lo ha richiamato stamattina alle 8:30, si è scusato per quello che era successo e diciamo gli ha dato un po' tutte le notizie che poi sono uscite ieri da questa riunione, che io adesso vi do. Alcune cose vanno chiarite sicuramente. Sembra che lui si stia muovendo in una direzione positiva rispetto a quella che c'era lo scorso anno. E noi abbiamo commentato un po' alta voce, probabilmente questo lo fanno fuori nel giro di qualche mese, perché si sta muovendo troppo, al di là che è molto aperto al dialogo. Allora, le notizie sono queste, sostegno in deroga, sostegno, sembra che arriverà un organico in deroga di 1788 posti, di cui 450 a Salerno. Però qua bisogna fare attenzione, perché questa cosa non è stata chiarita, perché è organico in più rispetto all'organico di diritto, ma noi l'anno scorso avevamo già l'organico di fatto, quindi bisogna fare un po' questi calcoli, poi Arnaldo li farà. Bisogna vedere qual è l'organico di fatto dello scorso anno, sì. E quindi fare una sottrazione, lì si vede l'organico in più che arriverà. No, perché è chiaro che hanno tagliato pure sull'organico di fatto, e quindi adesso se ti danno 400 posti, sono quelli che hanno tagliato in più sull'organico di fatto. Quindi bisogna fare questi calcoli, qualcosa in più dovrebbe arrivare sul sostegno, ma sono stati costretti, non è un regalo, perché la Corte Costituzionale pochi mesi fa ha bocciato due norme della finanziaria 2008 che cancellavano le deroghe e introducevano il rapporto 1-2. Poi, per quanto riguarda gli ATA, lui si è attivato per praticamente dopo le nomine che ci saranno adesso, quello a tempo indeterminato e determinato, si attiverà con le scuole e lì dove ci saranno esigenze, ha fatto proprio degli esempi concreti, tipo una scuola non c'è il tecnico per il laboratorio, o per esempio una scuola che ha 5-6 plessi e non ha il collaboratore per tenere aperto un plesso, verranno attivati i posti in deroga pure sul personale ATA. Sempre pagati al Ministero? Sempre pagati al Ministero. Cosa ha detto lui? Ha detto lui, dovrebbe essere già uscita qualche sua nota stamattina, proprio con queste notizie qua. Anzi, lui gli ha detto proprio, le vuoi rendere pubbliche queste notizie che gli do, quindi bisogna vedere. Poi, lì dove si superano i 25 alunni, e c'è la presenza di un disabile grave, vengono sdoppiate le classi, lui le farà sdoppiare. Per i piccoli centri, queste sono, ma queste sono notizie che lui ha detto, bisognava registrarle, ma è ancora in carica? No, lui dice che l'ha fatto uscire, però oggi dovrebbe essere uscita una nota. Un secondo me dura poco, non è più in... secondo Francesco non sarà più in carica, Alessandro. Fino a ieri era in carica. Queste sono le sue promesse. Per i piccoli centri dove ci sono le multiclassi, il tetto massimo è 18 alunni, al 19° sdoppiano le classi. Poi lui ha preso l'intesa Regione Puglia Ministero, sì, quella che ha fatto Avendola in Puglia, sì, per attivare posti in più pagati dalle regioni. E sembra che lui proprio abbia preso, questo, si è fatto mandare questo protocollo d'intesa, abbia chiamato l'assessore regionale Miraglia, perché la Regione Campania in un primo momento ha detto che non rinnovava questi contratti, non esisteva proprio una cosa. Sembra che invece stiano tornando dietro su questa questione, e sembra che l'assessore sia impegnato a riattivare gli 800 posti per l'anno prossimo. È chiaro che loro in questa fase, da quello che abbiamo capito parlando anche con Francesco di Napoli, hanno una paura enorme che la cosa scoppi. Siamo in una fase elettorale, diciamo. Siamo in una fase politica particolare, in campagna elettorale particolare. Allora io dico che quest'anno veramente dobbiamo
dare il massimo, ma il massimo, cioè portare più gente possibile, mobilitarci nel modo più forte possibile. Mettiamo la nostra classe politica con le spalle al muro, dal primo all'ultimo, a cominciare da Cirielli, che ricordiamoci è uno che ha votato queste leggi ed è un dirigente del nazionale del PDL, e quindi mettiamo con le spalle al muro anche quella che dovrebbe essere l'opposizione. Quindi voglio dire, facciamo un lavoro grosso, però dobbiamo essere in tanti. Giustamente molti colleghi prima mi dicevano: ma che dobbiamo fare? Ma muoviamoci, mobilitiamoci. In base ai numeri possiamo fare le cose, cose più radicali o cose meno radicali. Al di là che sono orecchi che ci ascoltano, ma a noi non ci interessa, perché la disperazione è tanta, la gente sta senza lavoro, molti rischieranno l'anno prossimo di stare per il secondo anno senza lavoro. Il futuro è nero, la mobilità non ci sta, perché sappiamo tutti, almeno per il personale docente, che la mobilità è bloccata, e quindi non abbiamo neanche la possibilità di andarcene, di emigrare e andare a lavorare in altre regioni. Pensate che ci sono immissioni di ruolo quest'anno a nord, vengono immesse persone con 36-40 punti in graduatoria, cioè persone che non hanno mai lavorato nella scuola. Qui ci sono precari con 20-25 anni di precariato alle spalle che probabilmente non lavoreranno l'anno prossimo. Cioè c'è una questione meridionale aperta su questa, sul problema della scuola. Quindi io direi domani andiamo a Benevento, che c'è questo incontro regionale di comitati, per cercare di fare iniziative coordinate insieme. E io propongo di fare il prossimo appuntamento per Salerno lunedì, qualcuno diceva sabato, ma secondo me andare quando c'è l'emissione di ruolo, creiamo a Torino, è successo, ci sono state sorprese pure ammazzate. No, beh, però sulle emissioni noi non dobbiamo evitare questo. Io so che la rabbia è tanta, soprattutto di chi resta fuori, ma dobbiamo evitare, perché loro ci vogliono spingere a uno scontro tra noi. Dividiamo la categoria, allora, poi. Cerchiamo di mobilitare quelli che si vogliono mobilitare in questo momento, prendendoli a uno, oltre alla fine, a dire o di mochi di mo, o la speranza è morta. E quindi diamoci appuntamento per il 30, perché ci sono le nomine per il personale ARPA, comunque sta scolendo, non veramente, di qua, di qua, c'è, io ce l'ho preso, cominciano pure presto, quindi se non c'è l'episodio, diciamo per le 9 dobbiamo stare qua, portiamo il gazzetto, portiamo tutto, e cominciamo anche, portiamo dei volantini, cominciamo a parlare con i colleghi che arrivano, e poi da lì daremo sicuramente altre date, altre iniziative che usciranno da Napoli. C'è l'idea di fare una manifestazione grossa regionale sotto l'ufficio scolastico regionale di Napoli, noi la portiamo lì a Benevento, facendo arrivare tutti i comitati della campagna, quindi un momento molto forte di mobilitazione regionale. Queste sono le cose che sono in ballo adesso, poi se ci sono altre proposte, altre idee, quindi non ci sono delle teste dall'alto che decidono. L'unica cosa, lasciate i recapiti telefonici, lasciate recapiti email, recapiti telefonici, in modo che se ci sono dei cambiamenti di comunicazione. Comunque restiamo per lunedì alle 9 qua davanti. Comunque per Benevento dobbiamo organizzare una delegazione. Sì, ma bastano 5 di noi, non è che dobbiamo vedere un po'. Chi vuole venire viene, se c'è più gente facciamo due macchine, non è un problema. Chi vuole venire a Benevento per questa riunione è alle 10 l'appuntamento lì. Quindi partenza alle 8:30. Poi dobbiamo ufficializzare una richiesta. Sì, lo protocolliamo, una richiesta di incontro. Dobbiamo andare a chiedere un attimo, ho ido tutta la documentazione sulle disponibilità. No, comunque andiamola a chiedere. Andiamo a chiedere tutta la documentazione, dopodiché chiediamo un incontro formale con il dirigente.